La riforma Giannini non piace ai docenti dello SNALS che questa mattina si sono riuniti a Foggia nell'aula magna dell'Istituto Lanza alla presenza del segretario generale SNALS Elvira Serafini. Tante le richieste ai nuovi parlamentari, ad iniziare dalla richiesta del piano quinquennale di investimenti alla messa in sicurezza degli edifici scolastici. Ai nostri microfoni sentiamo Elvira Serafini. Il contratto dallo SNALS non è stato firmato, nella mia persona c'è stato il rifiuto della firma perché è stato portato al tavolo un contratto che avrebbe schiaffeggiato e schiaffeggerà la categoria. Pertanto, dopo un esame con tutti gli organi statutari, abbiamo condiviso questa decisione politica di non firmare il contratto, perché sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista economico lascia molto a desiderare. Lascia desiderare perché? Perché noi con il nuovo contratto pensavamo di dare una risposta positiva, nel senso che sicuramente migliorativa, invece questo non c'è stato. E esaminando tutte le relazioni sindacali, sia per il personale docente che per il personale ATA, per il personale dell'Università, della Ricerca e dell'AFAM, c'era sicuramente una proposta negativa. Purtroppo la scuola è diventata il fanalino di coda. Nessuno ci considera perché non capiscono che la persona si forma nella scuola, l'educazione appartiene a questa istituzione, le famiglie non fanno altro che demandare alla scuola e non collabora la parte sociale, non collaborano le famiglie, ci condannano e ci picchiano e di conseguenza il sindacato sarà sempre accanto alla categoria.